Nazario Pagano, dopo la telefonata con Angelino Alfano, sempre più convinta, ancora Abruzzo? Beh sì, noi sin dal primo momento abbiamo detto che la nostra speranza per l'area di centrodestra è rappresentata da lui. Qualcuno l'ha definito il più esperto fra i giovani, io dico che ha qualcosa in più, ha un carisma, una capacità di comunicare alla gente esattamente quello spirito che oggi deve caratterizzare l'area di centrodestra. Lo spirito è quello di dare vita a idee liberali, ma tenendo conto soprattutto di quei valori che devono rappresentare una società sana. Cioè la famiglia, la persona, la centralità della società, prima la società e poi lo Stato. E io credo che Angelino rappresenti nel modo migliore possibile questa nuova fase, una fase nella quale i leader non vengono più scelti dall'alto ma vengono scelti dal basso, e la sua capacità di comunicare alle persone, di parlare alla gente con semplicità, facendosi capire e soprattutto facendo capire che l'area del centrodestra non può essere, come dire, caratterizzata dagli scandali, ma invece da quelle persone che meritano di poter rappresentare quest'area e soprattutto che possano dare una speranza per un futuro migliore. Io credo che debba essere, come dire, che debba stimolare i più volenterosi ad impegnarsi per queste primarie, nella speranza che poi anche per le elezioni politiche ci sia la possibilità dell'introduzione delle preferenze. Per quanto riguarda proprio l'appuntamento elettorale, Nazario Pagano ricordava prima i numeri degli indecisi e delle persone che bisogna convincere a riportare proprio alle urne per anche limitare fenomeni di antipolitica. Sì, il problema nostro è soprattutto quello legato alla grande fascia di cittadini che hanno creduto nell'area del centrodestra e che oggi, delusi, non vanno a votare o dichiarano di non volerci andare. Ed è proprio esattamente in quella fascia di persone che pare essere superiore al 30% in Italia, cioè un'enorme quantità di persone che deve ritrovare assolutamente fiducia, e noi dobbiamo costruire quella Italia, quella proposta che possa consentire a quegli italiani di credere che un futuro migliore ci possa essere, e certamente può essere rappresentato solo da noi.